Casa di cura Santa Rita, qui siamo in pediatria per una nuova puntata della nostra rubrica medica. Quest'oggi parliamo di bambini con il dottor Enrico Risolo, pediatra, neonatologo ed specializzato in igiene e medicina preventiva, e parliamo con lui di un argomento che interessa tutti, ma proprio tutti i genitori. Parliamo di vaccinazioni. Dottore, com'è la procedura delle vaccinazioni che riguardano tutti i bimbi? Diciamo che la vaccinazione rappresenta la strategia profilattica più collaudata in tutto il mondo e serve principalmente, come ho detto, per prevenire le malattie infettive. Quali sono le malattie, oggetto di vaccinazione? Le malattie oggetto di vaccinazione sono quelle già conosciute da vari anni: difterite, pertosse, tetano, meningite, pneumococco. E infine è stata anche, diciamo, in questi ultimi tempi data molta enfasi alla vaccinazione contro l'influenza. Nel futuro si pensa anche di poter prevenire malattie che tutt'oggi non possono essere prevenute, come per esempio la toxoplasmosi in gravidanza, che è molto molto importante. Alcune di queste malattie, come non so, la difterite, cioè sono cose che si sentono raramente, sì, forse si pensa che siano state debellate, invece esistono ancora? Diciamo, questa è una domanda molto molto pertinente, perché praticamente la popolazione in generale, le mamme in particolare, quando non hanno la percezione della gravità delle malattie, pensano che queste siano debellate e non esistono più. Invece io, che ho più di 40 anni di esperienza, posso dire che ho visto bambini morire di morbillo, e non ultimo, se loro ricordano, circa 8-10 anni fa c'è stata un'epidemia di morbillo che ha determinato anche delle morti in tenera età. Quindi le vaccinazioni sono necessarie, anche se però diciamo, c'è una certa stampa, in un certo senso, notizie che si leggono su internet, che diciamo, è la fonte principale a cui un po' tutti attingono, che ipotizzano un collegamento tra la vaccinazione e alcuni tipi di, come dire, di altre patologie, come l'autismo, per esempio. Sì, diciamo che questo è stato negli ultimi anni del tutto, diciamo, annullato, in quanto è stato visto che praticamente non c'è un rapporto casuale, ma un rapporto temporale. Quindi potrebbe darsi che il bambino era già di per sé affetto ad autismo, e siccome la vaccinazione avviene in quel periodo di vita che praticamente questi bambini si manifestano, si è cercato di creare una certa relazione. Ma tutto questo sicuramente non è provato da nessuna base scientifica. Quindi adesso è il momento, visto che siamo all'inizio dell'inverno, di pensare anche alla vaccinazione per l'influenza. Ma questo vale anche per i bambini, diciamo, un po' più grandi, non stiamo parlando solo di neonati. Sì, e prima di tutto la vaccinazione per l'influenza va praticata dai 6 mesi in poi. Ci sono delle categorie a rischio di lattanti che devono obbligatoriamente essere vaccinati, sono quelli in particolare affetti da malattie croniche o da malattie degenerative neurologiche. La cosa importante, comunque, ancora una volta qui, è cercare di creare una cintura sanitaria protettiva intorno al bambino. Quindi non bisogna solo puntare, diciamo, la vaccinazione al bambino, ma su tutti i membri che vivono col bambino, in modo da creare una cintura sanitaria che non permette, diciamo, lo svilupparsi di questa malattia. E quando insieme con il bambino ci sono animali da compagnia, come bisogna comportarsi? Le animali da compagnia sono un altro problema. Lei forse si riferisce principalmente alla toxoplasmosi, per Esatto. esempio, in gravidanza, e allora in questi casi bisogna cercare di attuare le normali, diciamo, norme igieniche, perché è stato visto che applicando le norme igieniche standard queste malattie non si presentano. Oppure, in un futuro, come ho detto prima, potrebbe darsi che ci troveremo di fronte anche alla presenza di una vaccinazione contro la toxoplasmosi che è tuttora in progetto. E qual è, vogliamo ricordare un po' la tempistica di queste vaccinazioni, quindi a che età vanno Sì, fatte e quali diciamo, sono? la prima vaccinazione al lattantino va fatta nel terzo mese di vita. Intendendo il terzo mese di vita, quel periodo di vita che va dai 60 ai 90 giorni. Poi ne va fatta una seconda vaccinazione dopo circa 4-6 settimane, va ripetuta la difterite, pertosse, tetano e l'emofilo influenze verso l'undicesimo mese, per poi al tredicesimo mese innescare la vaccinazione morbillo, rosolia, varicella e parotite.
In effetti poi queste vaccinazioni andrebbero ripetute a 6 mesi per quanto riguarda il morbillo, rosolia, parotite e varicella, e il tetano andrebbe ripetuto ogni 5-10 anni, a seconda delle condizioni, diciamo, socio-economiche della famiglia. Ma questo è molto importante perché così si eviterebbe di ricorrere a quelle pratiche di immunoglobuline. Quando un bambino si fa male, la madre non sa devo fare o no l'immunoglobulina, devo vaccinarlo o no. Invece, se noi teniamo presente il bambino è vaccinato da meno di 10 anni con il tetano, il bambino si può fare male quanto vuole lui, ma noi saremo sicuramente tranquilli. Questa col tetano credo che raramente si faccia, perché in generale quando c'è la sbucciatura, la caduta, appunto, che può destare sospetto, si ricorre all'antitetanica. È vero. Questo comunque, l'ho detto prima, comporta un'enorme spesa, diciamo, per la sanità pubblica, perché noi saremo, diciamo, obbligati a intervenire con le immunoglobuline, mentre se ognuno di noi si facesse un richiamo di vaccinazione antitetanica ogni 10 anni, questo non avverrebbe, quindi sarebbe anche un notevole risparmio per la comunità. Questo naturalmente vale anche per gli adulti. Sì, ho detto dopo 10 anni, cioè ogni 10 anni, quindi praticamente a 20 anni, 30 anni, 40 anni, ogni 10 anni, anche l'adulto si dovrebbe vaccinare. E anzi, colgo l'occasione per dire che è in atto un programma, diciamo, Cocoon, per quanto riguarda la vaccinazione antipertosse, in quanto è stato visto che i residui casi di pertosse che si verificano nei lattanti sono dovuti ad adulti non vaccinati. Per cui anche per la pertosse si dovrebbe cominciare a pensare a vaccinare gli adulti oltre i 60 anni. Un'ultima domanda e poi la saluto. A volte, appunto, sempre leggendo le notizie sui giornali o su internet, si sente parlare del ritorno di malattie, diciamo, ormai da noi estinte, come la tubercolosi, perché chiaramente con insomma, i movimenti dei popoli può accadere una cosa del genere. Che tipo di incidenza c'è? C'è da preoccuparsi, oppure sono casi talmente sporadici che insomma tutto sommato possiamo dormire sonni tranquilli? Sicuramente non c'è da preoccuparsi, però non bisogna abbassare la guardia, perché queste malattie, come lei giustamente diceva, tubercolosi, è in aumento e compaiono sempre nuovi casi, anche con uno spettro clinico diverso da quelli che noi eravamo abituati a vedere.